stati prima della partenza? Quelli dello stress. Momento aperitivo con studio della meteo e delle correnti. Infatti in questo momento siamo qua e aspettiamo che giri la corrente, quindi questa è l'ora successiva, per poi infilarci su questo canale di corrente qua che ci spara diritti sui razzi. Ragazzi, passaggio del Raz Sun, ci stiamo avvicinando. In questo momento siamo messi molto bene, infatti la sottocosta si è creata una bola di vento, abbiamo deciso di stare belli belli alti e sta funzionando molto bene, perché poi gli altri là sotto sono molto più fermi, hanno molto meno vento e noi invece stiamo andando molto veloci. Ciao poppa, diciamo che la situazione è molto diversa da quella figurata alle previsioni. Siamo ancora primi, passata la Bobby XA. Tom! Balcino! Ce lo siamo meritati! Eccoci qua, pronto! Un'andatura sopravvalutata. Ultimo sorpasso! Ecco, alla linea d'arrivo! Grande cazzo! Aspetta che spengo la radio. Abbiamo una radio che... Allora, stiamo arrivando con Alberto Riva in diretta da Duomone, appena arrivato, eccolo pure il co-skipper Tom Mister. Allora, prima cosa, un suspense, io facevo i miei calcoli, vi ho messo sesti tra i barche di serie, 15 overall, così. No, in realtà siamo arrivati settimi, almeno così, mi sembra aver capito. Eh sì, purtroppo ci sono scappati via un po' di poco tre. E soprattutto quello che mi rode un po' di più di tutti è c'è scappato pure un Maxi, una barca a scopo come più o meno come la mia, quindi svantaggiata lo stesso, no, senza aria. Capito. Tommy, poi comunque quello che ricorderemo di questa regata è il primo posto fino alle ultime notte, ultime 24 ore, no? Sono state difficili soprattutto. Sì, noi siamo partiti bene, cioè l'uscita dal Raz, eravamo primi assoluti, proto compresi. Sì. Poi c'è stato sempre poco vento, è stato complesso, ma siamo riusciti anche a girare la boa, quella più a sud del percorso, in testa dei serie, in quel caso qualche proto a quel punto ci aveva superato. Quello che possiamo chiamare il fastnet di quest'anno. Sì, il fastnet dei poveri. E,
poi risale girata con la boa, appunto eravamo in primi dei serie, ma le condizioni che avevamo abbiamo capito subito che i Pogo 3 ci avrebbero lentamente preso, anche non troppo lentamente. Eh no, ci stavano prendendo, quindi alla fine siamo confrontati e abbiamo detto, cioè qua dobbiamo trovare una soluzione. O era fare la stessa cosa che facevano loro e quindi essere sistematicamente dietro, o provare qualcosa di diverso. C'era un'alternativa che già ho visto curiosamente prima di partire, ed era quella di andare un po' più a ovest, sperando di avere un po' più di aria, perché c'era questa depressione, che piccola depressione che stava salendo verso nord. Non sapevamo bene che velocità si stesse spostando, difficile dopo due giorni di regata. Quindi abbiamo provato questa scelta ovest, che poi non è bastata, diciamo che non è bastata, perché non è che è andata tanto male questa scelta ovest, però non è stato sufficiente. Bene, e poi ci abbiamo aggiunto un paio di errori nell'approccio finale all'arrivo, che però era molto complesso qui rispetto al Mediterraneo, in cui siamo più abituati in generale. Il problema delle correnti, gli effetti locali, eccetera, eccetera, è veramente difficile. Molto, molto interessante, ma molto difficile. Sì, soprattutto dopo 4 giorni che non dormi, perché fare un ragionamento lineare e pulito a volte ti incastri e pensi di averlo fatto giusto, e poi l'incrocio dopo è... No, è andato molto male. Fa piacere vedervi. Sembra che oltre a... Vi conoscete da tanti anni ormai, sappiamo che Tommy Stella c'è un ruolo un po' a dirvi come quasi di coaching, no? In questa regata c'è la mini Transat a venire. Che progresso avete potuto fare con esperienza come una 600 miglia, come il mini Fastnet, anche se non è Fastnet? Allora, il coach per la mini di Alberto credo che sia l'esimio maestro Ambrogio Beccaria, che qualcosa da insegnare ce l'ha. E lo insegna. No, io in realtà è stato proprio il contrario, cioè in questa regata qui è lui che mi ha insegnato un sacco di cose. Io ho scoperto un sacco. Ma no, è vero, era la prima volta che salivo su uno sco e lui, da quando l'ho raccattato dalla strada 16 anni e l'ho fatto salire per un trasferimento la prima volta su un mini, è colpa sua, e già avevo capito che il ragazzo era abbastanza sveglio, e cioè ne ha macinati di miglia. Spesso le barche da corsa, spesso con gente brava, tipo ha fatto diverse regate con Ambrogio, non so cosa, insomma il ragazzo promette. L'importanza comunque di venire a regatare in Atlantico. Beh sì, cioè, è un modo di navigare diverso, soprattutto perché sono condizioni molto molto più simili, cioè saranno le condizioni a Transat essenzialmente, quindi con un'onda atlantica, con le correnti, ed è estremamente importante provare te e la barca in queste condizioni, perché sono cose che pensi che funzionino e poi vieni qua e dici ma non ho capito niente, cioè, nel senso,
Okay. Mi posso sognare, non so, tenere questa vela per due giorni ed essere ancora vivo, ecco, così. Tipo... Tommy, è stata quindi la tua prima con un mini sco a prua tonda, tua impressione su queste barche, se hai capito veramente perché potrebbe essere la soluzione vincente. È già la soluzione vincente. Ma guarda, c'è la soluzione vincente, allora, in parte dipende anche da chi c'è sopra, ovviamente, perché la barca da sola non basta, no? E sono barche che in condizioni, come immagino quelle della Mini, cioè, con vento importante, eccetera, eccetera, cioè, volano, sono degli aerei. La regata c'è stato sempre poco vento. Quando c'è stato vento c'è stato di bolina, tranne all'arrivo nella baia di Douarnenez, dove siamo fatti 2 o 3 ore con lo SPI e un paio d'ore col Cozzero, c'è un aeroplano proprio. C'è un sorriso a 32 minuti. Diciamo che quelle 3-4 ore ci hanno ripagato del bongi bongi di bolina di stanotte. Eh già, pure a noi, vi abbiamo visto. Prossima regata di edilizia acrobatica? La prossima regata è anche quasi l'ultima, prima Transat, è tra una settimana, parte sempre qui da Douarnenez, ed è in realtà è fatta in 2 tappe, la prima ci porta a Diouville, che è nel nord della Francia, nord-est, e poi la seconda tappa è proprio la traversata della Manica, andata e ritorno, sempre in doppio, però questa volta non ci sarà Tommy, ma ci sarà Fausto a bordo con me, e poi prossimamente, dopo questa, ho la Transgascogne, che è un po' la regata prova pre-transat, in cui in genere l'obiettivo è quello di arrivare con la barca pronta, modalità transat, in cui provi tutto quanto e poi da quel momento, insomma, non cambi nulla di importante. Fai ovviamente ancora lavori, eccetera, aggiustamenti, ma non ti metti più a provare cose, ecco. E poi c'è la Transat il 26 settembre. Allora, siamo arrivati a questo mini Fastnet senza Fastnet. E quindi com'è, Ross? Com'è stata? Comunque un bel percorso. Siamo scesi fino alla foce della Gironda e il percorso è stato molto interessante, un percorso costiero molto tecnico, difficile, dove bisogna fare prendere tante decisioni, tante scelte. Che noi abbiamo sbagliato, questo percetto è evidente, perché la barca sicuramente è veloce, abbiamo risolto un bel po' dei problemi che avevamo sulle regolazioni, quindi molto soddisfatti, abbiamo navigato bene, siamo stati bene, abbiamo veramente tirato fuori dalla barca anche in condizioni di poco vento e non credevamo di riuscire, delle belle velocità, però purtroppo sicuramente abbiamo fatto scelte anche senza effettivamente avere coscienza, perché quando ci hanno detto siete stati più a ovest della flotta, noi addirittura pensavamo di essere non i più a est, ma però tra i più a est, invece eravamo i più a ovest della flotta lì. Abbiamo pagato un conto amaro, comunque molto soddisfatti, no? Sì. Bella navigazione, c'è stata una bella atmosfera a bordo, belle velocità, siamo stati appagati di tante belle fatiche che abbiamo fatto. Poi le belle regate sono così. Noi purtroppo sono così da un po' di tempo per noi, però adesso troveremo la strada per essere dalla parte giusta quando ci sono le rotazioni del vento. Troveremo quello che ci manca per riuscire anche intanto, a fare un risultato. Intanto le velocità le tanto quello che ci eravamo messi davanti come lavori da fare li abbiamo fatti. Adesso ci applicheremo su altri temi.
forza e coraggio. Prossima regata alla Guascogna, che parte a fine luglio, prima un po' di allenamenti e poi dopo ci prepariamo per il grande evento della Mini Transam. Bye bye! Ciao a tutti, sono Matteo Sericano, skipper di GDL 1011. È stata una regata sicuramente molto, come dire, lenta in tutti i sensi. Era un meteo complicato, una dorsale in mezzo al campo di regata, molto poco vento. Se non altro i paesaggi erano molto belli, l'uscita dalla baia di Guarnené come al solito è sicuramente bellissima. Abbiamo fatto una prima discesa lenta verso l'Île Dieu, che è veramente come passare su un campo minato per via di tutte le boie dei pescatori, dove abbiamo rimontato molto bene, dopo insomma un brutto passaggio del Razzle Seine in mancanza di aria, che insomma ci ha visto passare quasi con la fine della flotta. Abbiamo rimontato molto bene anche tutta la parte di Big Sub, e ci si è resi conto con il mio costruttore che avevamo quasi 200 miglia da fare in bollina larga per arrivare di nuovo a nord. Sicuramente non avevamo il passo di altre barche come Maxi o Pogo 3, e a quel punto lì bisogna essere un po' fantasiosi, perché non puoi farti andare giù una cosa del genere. Quindi si è scelta un'opzione ovest molto marcata, a cercare un fronte freddo che sarebbe entrato nella notte. È stato un po' più lento di quello che credevamo ad arrivare questo fronte, ma sicuramente ha pagato, quindi torno a casa con la consapevolezza di aver fatto quantomeno delle scelte tattiche, strategiche giuste, che mi permettono comunque di continuare a crescere come marinaio e come navigatore, ecco. Quindi sotto questo aspetto sono veramente soddisfatto, perché avevo una bella visuale di cosa mi succedeva attorno, ecco. E contentissimo comunque di essere ritornato qua a Guarnené, e già carico adesso per i prossimi allenamenti, modifiche da fare e per la prossima regata a luglio. Siamo appena tornati dal Fastnet, una regata veramente veramente interessante. Siamo anche abbastanza divertiti, forse. Il non Fastnet. Molto divertito. Diciamocelo. Il non Fastnet, purtroppo abbiamo fatto questo percorso sud, che io in realtà conoscevo abbastanza per aver fatto le regate dell'anno scorso qua in Francia, e invece Fra si è abbastanza divertito, soprattutto in quei passaggi tipo il Chaste Seine, il Raste Seine, dove iniziano tutti i gorgogli della corrente. Regata tecnica, un po' vento, quindi comunque scelte tattiche importantissime, alcune andate bene, alcune andate un po'. No, complessivamente io sono soddisfatto prima di tutto all'esperienza personale. Com'è da non minista venire a fare una regata importante come il Fastnet magari e vivere la vita del minista? È rivelatorio, mi pento di non averlo fatto prima. L'ambiente è spettacolare, le regate sono tecniche, bellissime. Mi sono volato 4 giorni in mare, mi sono letteralmente volato. È stato un po' diverso da quello che avevamo studiato in prepartenza, soprattutto l'inizio. Inizio della regata, però per il resto avevamo più o meno 3-4 segnali che ci dicevano dove andare, dove non andare, se fosse successo una determinata cosa o meno, e diciamo che ce la siamo abbastanza cavata. Barca super, super, soprattutto l'ultima notte, è stata veramente una cosa mai vista. Nero totale, non potevi vedere assolutamente niente, bolina con vento, e anche lì ci siamo comportati abbastanza bene. Sì. Conclusione? Tre parole, tre cose. Ci siamo divertiti.